Un buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente l'apertura e gran parte del nostro TG sarà dedicato all'emergenza sanitaria. In apertura oggi parliamo di test, perché un'azienda aquilana può processare fino a 5.000 test al giorno e potrebbe arrivare nelle prossime settimane addirittura a quota 40.000. Questa potrebbe essere davvero una svolta per arginare il contagio da Covid-19. Mentre la Lombardia le ha già attribuito la certificazione Covid, l'Abruzzo sembra essere in ritardo. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. Un laboratorio che si trova all'Aquila può aiutare non solo ovviamente il sistema sanitario dell'Abruzzo, ma anche il sistema sanitario dell'Inghilterra, della Romania, della Germania, magari di paesi africani dove magari non ci sono questi laboratori e così via. È Dante Labs, un'azienda aquilana nata nel 2016 specializzata nel sequenziamento del genoma umano. L'azienda, servendosi anche dell'intelligenza artificiale, ha sviluppato software e hardware che potranno rivelarsi utili anche nella lotta contro il Covid-19. Queste stesse soluzioni software e hardware possono essere riconvertite per l'analisi del Covid o di qualunque altro tipo di virus. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato dei macchinari in più, abbiamo riconvertito dei macchinari esistenti, ma soprattutto abbiamo adattato i nostri software proprio per l'analisi del Covid, quindi l'analisi virale, e per avere un approccio industriale a questo problema. Finora l'Aquila era pressoché scoperta per quanto riguarda l'analisi dei test. Il capoluogo infatti doveva appoggiarsi all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, mentre l'apporto del laboratorio ospedaliero del San Salvatore è al momento piuttosto esiguo, poiché può analizzare solo poche decine di tamponi al giorno. Con l'apporto di Dante Labs, però, la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Già quei macchinari che vediamo alle mie spalle possono analizzare 5.000 test al giorno. Poi noi, oltre questo muro, c'è un'area più grande dove oggi stanno arrivando altri macchinari per poter analizzare 10.000 test al giorno aggiuntivi dalla prossima settimana, per poi salire a 20.000, 30.000 e entro fine giugno dovremmo essere sui 40-45.000 test al giorno. Numeri impressionanti, soprattutto se si considera che ad oggi in Abruzzo vengono processati in media circa 1.000 tamponi al giorno e che Pescara si è accaparrata un macchinario che una volta a pieno regime potrà analizzarne circa 2.400. La regione Lombardia, una delle zone più colpite al mondo dal virus, si sta già appoggiando all'azienda aquilana. Noi siamo stati contattati sia dalla Regione Lombardia sia da altre regioni italiane ed europee, in particolare poi con la Regione Lombardia abbiamo effettuato la certificazione Covid, chiamiamola, dove il laboratorio di riferimento della Regione ci ha inviato 15 campioni, 5 positivi e 10 negativi, che noi abbiamo analizzato, poi abbiamo inviato i risultati raggiungendo il 100% di conformità con le loro analisi. L'Abruzzo però procede molto più lentamente. Tutto è iniziato il 21 aprile scorso con un incontro tra il fondatore dell'azienda, il presidente Marsilio, l'assessore Verì e il direttore Damario. L'iter è poi partito formalmente il 29 con il deposito della domanda presso il comune dell'Aquila, domanda che il comune ha istruito e inoltrato alla regione in alcuni giorni, e ora si attende il parere dell'Agenzia Regionale Sanitaria per poi trasmettere il tutto al Ministero della Salute. Con l'ASL abbiamo già effettuato tutte le analisi, abbiamo presentato documentazione. Adesso questa stessa documentazione è stata passata alla regione, con la quale abbiamo avuto uno scambio anche di informazioni aggiuntive proprio questa mattina con gli uffici competenti, quindi ormai siamo veramente quasi pronti. Per la burocrazia, insomma, si è rischiato che l'Abruzzo fosse l'ultimo a potersi servire di un'eccellenza della nostra regione. Siamo a Teramo adesso perché da oggi il Tribunale entra nella fase 2, ingressi limitati e solo su appuntamento, guanti e mascherine ovviamente obbligatori, termoscanner all'ingresso per misurare la temperatura corporea. Tanti disagi per gli avvocati e i loro assistiti. Intanto il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il giudice ascolano Carlo Calvaresi nuovo presidente del Palazzo di Giustizia Teramano. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli.
Il Tribunale di Teramo entra da oggi nella fase 2 e lo fa con estrema prudenza. Da questa mattina una ditta di vigilantes presidia l'ingresso di Palazzo di Giustizia per l'applicazione delle severe regole anticontagio. Ai dipendenti e agli avvocati tutti, al momento di entrare, viene misurata la temperatura corporea. Obbligatori, mascherine e guanti, e l'ingresso è limitato solo a chi ha prenotato l'appuntamento. A metà mattinata avevano avuto accesso autorizzato circa 15 persone. Oggi si può accedere, così come fino alla fine di giugno, tramite una prenotazione che bisogna fare accedendo al sito dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, e quindi è possibile in questo modo prenotare l'accesso all'interno del Tribunale, semplicemente per svolgere attività di cancelleria, quindi tutti gli adempimenti che riguardano i procedimenti in generale. Insomma, si accede tramite, insomma, con le precauzioni tutte stabilite dalla legge, con muniti di mascherina e guanti. Certo, i disagi sono molti, sia per gli avvocati che per i loro assistiti: rinviati procedimenti meno urgenti a dopo l'estate, ingressi limitati, prenotazioni, fasce orarie, udienze in numero limitato e a porte chiuse. Questa situazione crea sicuramente dei disagi agli avvocati, soprattutto agli assistiti degli avvocati, che si vedono in questo periodo rinviati i vari procedimenti in corso, però insomma sottostiamo a quelle che sono le necessità e le esigenze del Paese, e di conseguenza speriamo che tutto ritorni nella normalità a partire da settembre. Comunque, nonostante il coronavirus, la vita va avanti per la giustizia teramana, con la novità della nomina da parte del CSM del nuovo presidente del Tribunale di Teramo, Carlo Calvaresi, attuale presidente della sezione penale ad Ascoli. E adesso andiamo in esterna, in collegamento in diretta. Oggi siamo a Cepagatti e saluto e ringrazio, do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti in compagnia di Silvano Di Primio, presidente di Coldiretti Abruzzo. Paolo, buon pomeriggio, perché oggi parliamo effettivamente di un verde che anche, non si direbbe così a prima vista, però risente tantissimo dell'emergenza sanitaria. In che modo? Lo scopriamo con voi. Buon pomeriggio. Grazie Jacopo, ciao, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al presidente di Coldiretti Abruzzo, Silvano Di Primio. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, questa crisi, questa emergenza sanitaria ha colpito pesantemente il settore dell'agricoltura in generale, ma anche in particolare il settore dei vivai della nostra regione. Due numeri su tutti, numeri che fanno rabbrividire, perché 36 milioni di fiori e piante saranno destinati ad essere distrutti nel giro di poche settimane, e in questo periodo di chiusura delle attività sono stati persi 90.000 giorni di lavoro. Sono numeri impressionanti. Impressionantissimi. Io lo dico dall'inizio della pandemia, il nostro settore, quello ortofrorovivaistico, è stato pesantemente colpito, perché si crede ancora che le piante, il verde, sia un qualcosa di voluttuario. Questo non è assolutamente vero, e la dimostrazione è quella per cui alla riapertura dei vivai, dei fiorai, dei cimiteri abbiamo visto un incremento sostanziale di persone che fanno la fila per acquistare il verde e il fiore. Questo significa che c'è anche un risvolto sulla psiche di noi, c'è un risvolto sulla qualità della vita, dell'ambiente, del clima nelle nostre città, per cui non è visto ancora dalle istituzioni come un bene necessario, ma ancora voluttuario. Per questo, chiaramente, per il problema del coronavirus, i confini sono stati chiusi, quindi non c'è stata la possibilità di avere un'esportazione di piante, e in Abruzzo c'è il fiorfiore della floricoltura e del vivaismo in campo di giovani piante, per cui il primo tassello per la costruzione di piante per la riforestazione, per
il verde pubblico e privato, per cui non c'è stata la possibilità di smercio all'estero. Come dicevo, le cerimonie non potevano essere e non sono tuttora, non è tuttora possibile farle, i cimiteri hanno appena riaperto, quindi cerchiamo di essere positivi in questo e a sperare nei prossimi giorni. Presidente, questi numeri, i numeri che abbiamo citato poco fa, portano ad una logica conseguenza, quello della cassa integrazione che avete dovuto per forza di cose mettere in atto per quanto riguarda la gran parte dei dipendenti delle vostre aziende, ma voi siete ancora in attesa che il governo vi paghi la cassa integrazione? Ahimè, ci sono un sacco, ci sono decine di decreti che promettono aiuti anche per la cassa integrazione. Ripeto, quei dati sono scaturiti da studi, non sono a vanvera, per cui sono realtà e purtroppo ad oggi stiamo ancora aspettando questo aiuto e noi, non solo la mia ma anche tantissime altre aziende, stiamo cercando di riprendere a tutti i costi i nostri dipendenti per non perdere questa capacità di lavoro, queste conoscenze, il know-how che noi abbiamo nelle nostre aziende, perché la floricoltura è un settore dove è molto spinta la specializzazione e la tecnologia, per cui non è che possiamo riuscire a sostituire o a diminuire il nostro personale. Dipendenti a cui voi, Presidente, pagate, state pagando regolarmente gli stipendi. Certamente. Stiamo anticipando la cassa integrazione sperando che sarà solo un anticipo. Jacopo, allora sì. Presidente ovviamente è qui certo. Per qualche domanda, qualche curiosità. Ovviamente abbiamo parlato di florovivaismo, ma il presidente regionale di Coldiretti, quindi possiamo allargare tranquillamente il discorso per quanto riguarda l'agricoltura in generale nella nostra regione. Assolutamente, innanzitutto buon pomeriggio al Presidente Silvano Di Primi, ovviamente le mie saranno più curiosità da assoluto profano, quindi mi perdoni se dico anche qualche castroneria. Innanzitutto le chiedo, è stata un'emergenza che peraltro ha investito la nostra regione, il nostro paese, esattamente nel momento, nella stagione che è più per voi quella più florida, e non solo per voi, più florida in generale, che è quella della primavera. Questo inevitabilmente aggrava ancora di più la situazione, o sbaglio? Esatto, per la stragrande maggioranza delle nostre aziende il 75% delle vendite viene fatto in primavera, teniamo conto che c'era Pasqua di mezzo e con il lockdown giustamente non è stato possibile mettere in campo tutti i nostri fiori per il consumatore, per cui è stato un bruttissimo momento. E che dire, la nostra passione, perché questo è un lavoro che si fa con la passione, solo la passione riuscirà probabilmente a mantenere le nostre aziende aperte, ce la metteremo tutto e speriamo che il governo e i nostri amministratori, anche locali, riescano a darci una mano in questo. Presidente, a proposito di questo lockdown, molti hanno avuto, ovviamente avevano la necessità di curare il verde, perché parliamo di florovivaismo ma anche di manutentori del verde. C'è stato un periodo in cui le piante sono cresciute a dismisura e mancava proprio chi dava loro un certo tipo di ordine. Ecco, questo potrebbe essere uno dei settori che riparte più in fretta nel momento in cui qualcuno ovviamente chiama per dare una sistemata al proprio giardino, al proprio pezzo di verde. Da pochi giorni c'è stata la possibilità anche da parte dei manutentori di ritornare a lavorare. Quei numeri di cui parlavamo prima, quindi le 90.000 giornate perse, ricomprendono comunque anche quelle perse dai manutentori. Quindi è bene che sia stato, anche perché c'è il problema della sicurezza nelle nostre città, le piante quando crescono devono comunque essere allevate, perché il vento, e quest'anno di vento ne abbiamo avuto anche in eccesso, possono creare problemi anche di salute pubblica. Certo. E di sicurezza pubblica. Posso chiederle, prima lei ha parlato dell'export, quali sono i paesi che richiedono maggiormente il nostro verde?
se avete dei canali in cui la richiesta magari è maggiore. Sì, sì, c'è come dire, una falsa verità, quella che le piante vengano tutte indistintamente dall'Olanda, questo ombelico del mondo verde che chiaramente è certamente forse una nazione che riesce ed è in grado di distribuire, ma molti prodotti, anzi e soprattutto i prodotti mediterranei, vengono tutti ed esclusivamente dall'Italia, Italia del Sud, ma anche dalla nostra regione. Noi per il 60% del nostro prodotto lo esportiamo soprattutto in Olanda, ma anche in Danimarca e anche oltreoceano. Quindi noi siamo nascosti, ma ci siamo, e siamo con circa 80 milioni di fatturato in Abruzzo per il florovivaismo. Questo lockdown, peraltro, lei prima ha detto delle cerimonie, in effetti. Considerando che a partire ovviamente dalla cosa un po' più triste, dai funerali, però non ci dimentichiamo della possibilità del rinvio di matrimoni, comunioni, cresime, cerimonie di laurea, sono tantissime, spesso non ci pensiamo, però le possibilità in cui si utilizzano dei fiori, la ripartenza per voi è stata l'altro giorno, domenica, con la festa della mamma, ma è... E ovviamente non hanno lo stesso impatto, non ha lo stesso impatto. Certo, non ci dimentichiamo di San Valentino, se no altrimenti le nostre... Certo, certo, però a San Valentino eravamo già, non eravamo ancora in emergenza. Sì, però già allora si sentiva si aveva qualche problema. C'è stato anche a fine del resto, noi abbiamo avuto, avevamo una fiera internazionale a Milano, in MyPlant, che non è stata celebrata, per cui non è stata aperta. Per cui già a fine febbraio si aveva il problema. Comunque, posso chiederle, siamo Presidente, ottimisti per il futuro, speriamo. Posso chiederle, Presidente, poi le piante, i fiori, il verde che non siete riusciti ad esportare, che fine fa? Allora, la stragrande maggioranza verrà buttata, dobbiamo fare un distinguo, le piante fiorite sono sfiorite, quindi sono già state gettate via e quindi smaltite, le piante da giardino, quindi il verde ornamentale da esterno, verrà buttato sicuramente nei prossimi mesi, perché si cercherà comunque di sistemarle in qualche maniera, e dopodiché nel momento in cui abbiamo la nuova produzione, il nuovo ciclo produttivo, in qualche maniera dobbiamo liberare spazio nei nostri vivai, per cui quelli saranno praticamente smaltiti e faranno posto alle nuove piante. Gliel'ho chiesto perché insomma, potrebbe essere anche un'idea, tutto quello che poi andrà accantonato, che però non è da buttare, potrebbe essere anche rifornimento per il verde pubblico delle città, magari a prezzi calmierati, visto che spesso abbiamo detto che l'unico punto positivo di questo lockdown è stata un po' la natura, si è riappropriata di spazi che gli avevamo rubato indebitamente, magari lasciarci un ricordo verde di questo lockdown, non lo so, può essere un'idea, fare un accordo con i comuni e donare, non donare gratuitamente, però magari a un prezzo calmierato, donare del verde con cui addobbare le città, i paesi. Ho capito. Noi come Coldiretti abbiamo nella nostra rete di campagna amica già regalato piante, quindi ai clienti che avessero avuto la voglia di prenderli, ne abbiamo regalate. Per quel che riguarda i comuni e le comunità, il costo della pianta, e potremmo anche regalarla, è la minima cosa rispetto poi alla gestione, alla piantumazione e alla pulizia dei luoghi dove piantare, per cui il comune oggi è in difficoltà economica anche per il coronavirus, per cui non so se noi siamo disponibili, ma sono i comuni a dover essere
come dire, convinti a spendere parte del loro budget per il verde pubblico e privato. L'ultimissima, Presidente, visto che è tema di discussione non solo regionale ma anche nazionale, e visto che lei ovviamente è Presidente dell'associazione che riunisce i coltivatori diretti, che cosa ne pensa dell'eventualità di regolarizzare o meno gli extracomunitari che sono in Italia, soprattutto perché si va verso un periodo di raccolta di ortaggi, frutta? Sì, questo è stato un altro problema dell'agricoltura in Abruzzo, soprattutto nel Fucino, per la mancanza di manodopera. Noi come Coldiretti abbiamo aperto un portale, Logging Country, per facilitare l'incontro tra domanda di lavoro e offerta di lavoro. Questa era rivolta a tutti i cassintegrati, che oggi ce ne sono tantissimi in più, a tutti gli studenti che avevano le università e gli istituti chiusi, a tutti i pensionati ancora abili, tutte persone che avrebbero potuto penso gran parte di loro l'abbiano fatto, avrebbero potuto dare una mano in campagna. È ovvio che noi abbiamo molto inciso sul Ministero per quanto riguarda il procrastinarsi dei permessi di soggiorno per i nostri lavoratori extracomunitari, e quindi sono stati vidimati ancora per qualche mese. E stiamo cercando, e a giorni sarà così, di nuovo l'attivazione dei voucher verdi, cioè di persone che con questo voucher possono assumere senza particolare burocrazia, perché il problema grosso anche di questi interventi è la burocrazia, cercare di trovare immediatamente personale per far arrivare sulle nostre tavole cibo fresco e genuino. Perfetto. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci spiegato un aspetto a cui normalmente e in maniera assolutamente ingiustificata magari molti non fanno caso, non danno evidentemente l'importanza che merita. Grazie per aver aperto uno squarcio di luce su un settore che è ovviamente molto in difficoltà. Paolo, non so se hai un'ultima domanda, altrimenti possiamo rientrare. Sì, l'ultimissima domanda, perché ne parlavamo prima con il Presidente a microfoni spenti, prima del collegamento. Aziende agricole colpite da questa emergenza sanitaria, lei prima mi diceva un terzo ha lavorato regolarmente, le altre hanno subito danni tra il 20 e l'80%. Sì, una parte della nostra agricoltura, io penso, faccio un esempio delle aziende cerealicole o i maiscoltori, non hanno avuto grandi ripercussioni se non a livello proprio familiare. Per quanto riguarda invece altri settori come vino, olio e latte, qui c'è stata una difficoltà soprattutto per le produzioni di qualità, perché buona parte di queste produzioni di qualità vanno a finire all'estero, e quindi con le frontiere chiuse c'è stata l'impossibilità di esportazione, e vanno verso la grande ristorazione, per cui, che era comunque chiusa, per cui anche lì c'è stato un buon problema che si dovrà risolvere nei prossimi mesi. Giusto sottolineare anche questo aspetto per quanto riguarda le aziende agricole della nostra regione. Grazie ancora al Presidente regionale di Coldiretti Silvano Di Primio, grazie per averci ospitato in questo splendido vivaio. Da Villanova di Cepagatti è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente al Presidente di Coldiretti Silvano Di Primio. Noi rientriamo con una notizia di cronaca: i carabinieri della compagnia di Chieti insieme a 3 unità cinofile antidroga stanno eseguendo arresti e perquisizioni a Guardia Grele, Francavilla al Mare e Pescara, in esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Chieti su richiesta della Procura per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. Altre 16 le persone coindagate, sono oltre 150 le cessioni di droga documentate in 2 anni di indagine da parte dei carabinieri, anche con il sequestro di cocaina e hashish, nonché diversi arresti in flagranza effettuati nel corso dell'attività.
E gli esponenti di Fratelli d'Italia questa mattina hanno presentato a Pescara una serie di proposte relative alla ripartenza della stagione balneare nella nostra regione. Vediamo il servizio. Consigliere Testa, quali sono le proposte di Fratelli d'Italia per la prossima stagione balneare? Ma noi abbiamo voluto fare un documento pratico, concreto e responsabile in vista ormai dell'imminente inizio della stagione estiva, ben sapendo che ad oggi il governo centrale ancora non ha emanato le famose linee guida e oggi le oltre 700 imprese turistiche sulla costa abruzzese, così come le oltre 30.000 su tutto lo stivale italiano non hanno regole. E noi abbiamo voluto fare un documento che daremo all'assessore Mauro Febo, dove andiamo a in qualche maniera a declinare quelle che devono essere, secondo noi, avendo sentito anche gli operatori del settore, le distanze tra una fila e l'altra, tra un ombrellone e l'altro, come dovranno essere gestite le docce, i lavapiedi, così come probabilmente non ci saranno più le serate all'aperto, non ci saranno più i parchi giochi all'interno delle concessioni, ma si cercherà di dare più spazio ad esempio all'asporto sotto le palme, a fare le cene forse anche sulla spiaggia, che è anche una cosa bella e caratteristica, così tale da garantire la distanza sociale, e sarà un utilizzo abbastanza attivo delle app sia per fare le prenotazioni ma anche per contingentare le entrate e l'uscita all'interno di una concessione per tenere tutto tracciato, una sorta di check-in e check-out come avviene ad esempio all'interno delle strutture ricettive. Quindi noi abbiamo voluto dare all'attenzione della politica regionale un nostro contributo, ripeto, perché non è possibile che a distanza di 18 giorni gli operatori degli stabilimenti balneari non hanno nessuno straccio di linea guida e non possono sapere come montare le palme e cosa dire ai tanti clienti che chiamano e non sanno quindi dare risposte certe. E anche per in qualche maniera dare conferma e certezza al famoso turismo di prossimità, a tutti gli abruzzesi che vorranno quest'anno, e il nostro auspicio è proprio quello, rimanere sulle coste abruzzesi al mare e non andare verso altri lidi fuori regione. Ritardo importante perché oggi è 12 di maggio e noi, le imprese balneari, non hanno nessun tipo di indicazione. Speriamo che nelle prossime 24-48 ore escano, perché il tempo è scaduto, le spiagge vanno montate con un tempo congruo, non è che all'improvviso si allestisce una spiaggia. Con questo contributo noi vogliamo far sì che si guadagni tempo al momento in cui arrivano queste linee guida, nel rispetto dell'amministrazione regionale della regione Abruzzo, in modo tale che non ci sia un ulteriore tempo, ma bensì già trovato il bandolo della matassa, insomma. Proposte anche in questo caso, ma da parte della Lega, economiche per il rilancio delle ex zone rosse. Vediamo. Gli aiuti sono destinati ai comuni che dovranno aprire degli avvisi pubblici e destinarli a quelle imprese, come ho detto prima, che sono state ulteriormente danneggiate dalle ordinanze di zona rossa. Faccio un esempio pratico: un esercente che aveva un'attività alimentare in un comune limitrofo magari alla zona rossa poteva essere aperto fino al giorno prima, dal giorno dopo, non potendo uscire dal proprio comune, non poteva aprire il proprio esercizio. Quindi in questo caso ci sono state delle ulteriori restrizione rispetto ai DPCM già in vigore, e quindi diciamo noi vorremmo andare a sostenere queste attività. Ciò non toglie che poi tutti gli altri bandi e avvisi della regione, del governo, dello Stato potranno essere oggetto di attenzione da parte di questi esercenti e non solo da parte di tutta la popolazione, quindi questo è un di più per coloro che hanno sostenuto un onere maggiore. Credo che venerdì o sabato sia stata una conferenza stampa del Partito Democratico, ma noi la legge l'abbiamo depositata la scorsa settimana prima del loro intervento, quindi diciamo abbiamo anticipato perché ci stavamo lavorando in anticipo e soprattutto avevamo inserito questa linea di principio anche nella prima legge presentata ad aprile, il primo Cura Abruzzo, quindi c'erano le intenzioni di lavorarci, quindi la legge l'abbiamo presentata, se non vado errato, martedì scorso, quindi adesso si incardinerà nel percorso legislativo della regione tra le commissioni e poi approderà in consiglio. Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione per l'utilizzo dei fondi europei per le borse di studio. Vediamo.
Paolucci, oggi presentate questa risoluzione per quanto concerne l'utilizzo dei fondi europei per le borse di studio degli studenti abruzzesi. Da dove nasce questa iniziativa? Ma nasce da una iniziativa dei Giovani Democratici che il gruppo ha voluto raccogliere e che chiaramente si inserisce in un contesto nel quale vogliamo presentare un progetto organico di rilancio per tutta la nostra regione che tocchi tutti i settori. È la volta, per quanto ci riguarda, di affrontare il tema dello studio, della formazione, degli studenti, agevolando tra borse di studio, restituzione delle risorse relative ai trasporti di cui appunto studenti e lavoratori non hanno potuto usufruire in questi 3 mesi di emergenza, e inoltre il tema locazioni e affitti. Sono 3 misure importanti che raccoglieremo come spinta che viene anche dai Giovani Democratici con degli emendamenti e per i quali chiediamo al governo della Giunta Lenta di farsene carico. Vogliamo un progetto di rilancio per la nostra regione complessivo e che tocchi tutti i settori. Le proposte dei Giovani Democratici sono 3. La prima, appunto, come hai ben detto, quella delle borse di studio, di una copertura vera delle borse di studio, non come quella solamente promessa dalla regione che sostanzialmente prende i fondi del prossimo anno e li porta a quest'anno, rimandando e se possibile aggravando ancora di più il problema per l'anno prossimo. La seconda proposta è un sostegno vero di 500 euro a quegli studenti abruzzesi fuori sede e agli studenti fuori sede in Abruzzo che non hanno già una copertura analoga nella loro regione di provenienza, al di sotto di una determinata soglia di reddito, per stare vicino a quegli studenti fuori sede che hanno più bisogno. L'ultima proposta è più un auspicio, è l'auspicio che la Giunta applichi e metta in campo delle sinergie con le 3 ATSU affinché gli studenti beneficiari totali di servizio di mensa, quindi sostanzialmente quegli studenti che mangiano gratis nelle mense di Ateneo, possono avere un sostegno tramite un assegno, tramite dei buoni pasto, ora che le mense sono chiuse e non possono più usufruire di questo servizio essendo chiusi anche gli Atenei. Parliamo di sport adesso. Anche un solo caso di contagio da coronavirus comporterà la quarantena dell'intera squadra per 14 giorni. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico complicano i piani di ripartenza dei campionati, un rischio che però il calcio deve assumersi, secondo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che abbiamo ascoltato questa mattina. Il calcio è pronto a ripartire, ma ancora tra tanti, troppi dubbi c'è l'ok del governo alla ripresa degli allenamenti di squadra, a cominciare da lunedì 18 maggio, ma il protocollo della Federcalcio ha preso un'altra sostanziale bocciatura, almeno stando al verbale redatto dal Comitato Tecnico Scientifico che definisce la documentazione federale come gravemente lacunosa e imperfetta. Fa discutere poi un passaggio essenziale che suona quasi come una condanna alla non ripartenza. In caso anche di un solo positivo, l'intero gruppo squadra con annesso staff va posto in quarantena per 14 giorni con sospensione degli allenamenti e, nel caso di ripresa del campionato, di rinvio delle partite. Un rischio che, secondo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, il calcio deve accollarsi. Cioè, immaginate che una squadra si fermi, e si deve fermare anche la squadra che ha incontrato la settimana prima, praticamente il campionato di fatto finirebbe lì un'altra volta. E quindi è un rischio alto che però, ripeto, il mondo del calcio deve assumersi e deve caricarsi sulle spalle, perché la volontà è quella di riprendere per evitare guai maggiori. Il Pescara riprenderà gli allenamenti di squadra alcuni giorni dopo il 18 per avere il tempo di effettuare tutti i test previsti dal protocollo all'intero gruppo squadra. Sebastiani volge lo sguardo al futuro e alle conseguenze di uno stop definitivo del torneo. E sono danni importanti, perché il Pescara comunque sia, se non riprende, almeno fa 5 milioni di danni, e 5 milioni poi ci metti in questo mondo del calcio, ci metti 5 anni di gestione sana a recuperarli. Per cui, ecco perché dicevo, si cercherà di fare il possibile per riprendere in massima tranquillità, quello sì, però si cercherà di fare il possibile per riprendere. E Pescara in un modo o in un altro si iscriverà al prossimo campionato, sia con finendo questo campionato che non finendolo, per cui questo problema non esiste, per cui è già un aspetto positivo. La preoccupazione invece è per il fatto che si può rischiare di rovinare questo campionato, ma anche forse l'altro, perché considerate che la mia preoccupazione più grande non è per questo, la mia preoccupazione più grande è per il prossimo futuro, perché iniziare un campionato a porte chiuse, senza tifosi, senza gente che viene allo stadio a incitare i propri beniamini,
quindi la mia preoccupazione è più per il futuro che per l'attuale momento. Infine una battuta sul fronte allenatore con le grottaglie in scadenza. Io oggi ho le grottaglie che risponde a quel tipo di identikit, un allenatore giovane e un allenatore che lavora bene con il gruppo, quindi perché non dovrebbe rimanere le grottaglie? Può essere le grottaglie, può essere pure che prendo un altro. Come ho detto semplicemente che in questo momento veramente l'ultimo mio problema è quello dell'allenatore. E questo era l'ultimo servizio per quanto concerne la prima edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.